Allora, oggi all'Hot Corner abbiamo qui due ospiti molto graditi, Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che ci parlano di una nuova serie che si chiama Rockers. Cos'è Mirko Rockers? Spiegaci un po'. Beh, una serie televisiva che può sembrare una serie ricopiata dagli americani, ma in realtà no. È una serie che parla della passione della moto, è una serie nata in moto, perché lo sceneggiatore che ha scritto questa serie l'ha pensata mentre guidava una moto e ha voluto raccontare uno spaccato di una vita parallela che sta in mezzo a noi, che nessuno, non tutti noi conosciamo, insomma. E ha voluto raccontare questa serie e metterci dentro una forte voglia di paternità del protagonista, perché accadranno delle cose in questa serie che porterà a pensare questo, ma soprattutto ha voluto mettere un messaggio che credo che sia molto attuale adesso, se mi permettete il francesismo, un messaggio che la droga è una merda, che la droga è inutile, perché vedremo queste persone in video dove sono brutti, sporchi e cattivi, ma in realtà hanno un ideale e hanno ancora, come si può dire, come possiamo dire, hanno le idee chiare, insomma, di quello che possa fare la droga. E questo è il messaggio. Poi ovviamente ci saranno tanti colpi di scena, ci saranno degli incroci con la Chiesa, con le cose, insomma. Questa serie prettamente parla di uno spaccato di vita, di un vissuto e di uno stile di vita. Questo Tullio, raccontaci il è. Poi, tuo personaggio. ma io Chi sei tu? sono particolarmente contento di far parte di questa serie perché appunto vengo chiamato a interpretare un personaggio che in genere non faccio, che è quello del magistrato, del giudice, il giudice che vuole incastrare il Mirko Frezza qui, e per cui mi fa piacere. Poi mi fa piacere perché mi pare che non ci siano serie di questo tipo al momento in Italia. Si parla di motociclisti, però come ha detto giustamente Mirko, non è solo una serie d'azione, di effetto, perché succederanno delle cose, delle bande si attaccheranno, ci saranno anche delle sparatorie, però è una serie che contiene un significato sociale molto importante. Rockers parte idealmente da qui, poi la vedremo in autunno. Quanto è importante essere qui alla Mostra di Venezia a parlarne? Fino a qualche mese fa eravamo tutti rinchiusi in casa. Ma è importante essere qui per parlare di qualsiasi cosa essa sia, non solo la nostra serie, ma di qualsiasi altra cosa, perché vuol dire che stiamo ricominciando a prendere fiducia, stiamo ricominciando a Esatto. rincontrarci, a sentire gli odori di nuovo. Si erano persi, io mi sono scordato gli odori dei miei amici, anche se sono amici da 30 anni, l'ho dimenticati, anche quelli spiacevoli e quelli piacevoli, però fanno sempre un certo effetto. E comunque significa che stiamo ricominciando a lavorare, che mi sembra che è la cosa più importante, insomma. Sicuramente si respira un'aria diversa, Non un'aria solo per di noi. ricominciare, ma però ecco, la mostra adesso con queste restrizioni, insomma, la si vive in un modo diverso. Stiamo cercando di essere un po' attenti a queste nuove norme, ma è difficile perché quando incontri una persona empatica ti viene di abbracciarla, c'è poco da fare. In attesa di Rockers, diteci qual è il vostro film motociclistico preferito. Vabbè, se Easy Rider era, cioè, chiaramente, Se voglio dobbiamo partire da Easy dire. Rider, cioè, quando vedi quello, l'altro gli dici a fa? È quello. E attori preferiti invece, i vostri miti, quelli che guardate la mattina quando vi svegliate sul comodino? Ma sul comodino no, perché ho le foto di miei figli, perciò sono loro i miei protagonisti nella vita. Attori attualmente che lavorano o attori. Sia morti che Beh, per vivi. me Christian Bale è uno degli attori più forti che c'è in assoluto, riesce a trasformarsi, a creare personaggi, a mettergli delle identità vicino che possono essere difetti o più tic, che per me è uno di numero uno. Invece per me il maestro è Gian Maria Volonté, insomma, che adesso non c'è più, Perché lui però è più vecchio. io sono più vecchio, sì, è vero, non si vede però, mi sa. Allora, noi aspettiamo Rockers, Mirko Frezza, Tullio Sorrentino, grazie per essere stati al nostro Hot Corner e Grazie buona a voi, fortuna. grazie. Grazie.